Il Porto d'Ascoli supera 2-1 un Notaresco combattivo che in zona Cesarini ha avuto anche la grande opportunità per il pareggio. I padroni di casa partono subito a razzo al sesto lancio dalla difesa. Napolano prima corre verso il pallone, poi si defila accorgendosi di essere in fuorigioco. Spagna raccoglie e si invola sul fondo per poi fornire l'assist gol per l'1-0 proprio a Napolano tra le proteste del Notaresco che chiedeva il fuorigioco attivo. Un cinico Porto d'Ascoli si riaffaccia in attacco al 21esimo e su azione d'angolo Zoboletti insacca da due passi il 2-0. Il Notaresco poi cresce, alza il baricentro, ci prova Manari al 24esimo con una punizione defilata che sfiora il 7 e poi al 31esimo con un tiro al volo dal limite che però è centrale. E comunque il preludio al gol degli ospiti che arriva al 38esimo con Babai che a centro area raccoglie un traversone basso di Badan, controlla e insacca il 2-1. Nella ripresa la gara è combattuta inizialmente con le due squadre che non si risparmiano. Ci prova inizialmente il Porto d'Ascoli al quarto, Rossi vede Sciva fuori dai pali e ci prova dai 30 metri non centrando però la porta. Al decimo su azione d'angolo vanno giù in area Spagna e Sensi, ma per l'arbitro è tutto regolare. Al 14esimo due distinte occasioni per il Notaresco. Prima Cantarini da due passi conclude ma è sbilanciato e non c'entra la porta. Pochi secondi dopo bolide dal limite di Forcini che l'estremo di casa sfiora alzando in angolo. Al 42esimo ci prova ancora Gelsi dalla distanza, la conclusione però è centrale. In extremis il Notaresco ha un'ultima grandissima opportunità, Bartoli pescato in area, steso dal portiere e rigore netto che però Di Renzo si fa parare da testa.